Venditalia 2018, siamo allo stand della World Trade Display e ci troviamo in compagnia di Riccardo Ticcardi, il suo Deus Ex Machina, l'amministratore dell'azienda che intanto invito a salutare. Ciao a te Fabio e ai tuoi telespettatori. Che cosa ci fai tu a Venditalia? Perché World Trade Display espone in questa manifestazione dedicata al popolo del vending, ai costruttori e a tutti coloro che vorrebbero intraprendere questo mestiere? Allora, il settore del vending negli ultimi 6-8 anni è diventato senz'altro uno dei più scalpitanti, più vivi e più proficui, soprattutto a livello internazionale, tant'è che la Fiera del Vending Italia a Milano è diventata la prima manifestazione per importanza nell'Europa, che è la zona, il continente dove lavoriamo oramai all'80% anche noi come azienda. Quindi il settore del vending per noi è interessante perché tutti i costruttori, sia delle vending machine o che hanno bisogno di integrare soluzioni interattive, touch, che ancora oggi non sono proprio così diffuse, diciamo, nelle varie soluzioni, sono per noi naturalmente un mercato assolutamente interessante, anche perché abbiamo portato delle innovazioni molto tecnologiche. World Trade Display ha una storia importante, raccontiamola, riepiloghiamola in 30, 35, massimo 40 secondi per tutti loro. Lo farò. Allora, l'azienda l'ho fondata nel 93. I primi 10-12 anni io e altri pochi distributori in Italia abbiamo informatizzato l'Italia all'ingrosso, quindi con i primi PC, memorie, processori e quant'altro. Poi dal 2003-2005 in poi ho portato l'azienda sul settore industriale, abbiamo stretto delle joint ventures con delle factories in Cina, dove ho dei miei uomini che seguono le produzioni, i disegni e tutto quanto, e ad oggi sostanzialmente sviluppiamo l'80% circa del lavoro all'estero e disegniamo, progettiamo e commercializziamo i prodotti in tutto il mondo con il marchio WTD, principalmente Europa e Americhe. Riccardo, quali sono le novità che avete presentato in questa edizione 2018 di Venditalia? Allora, durante questa manifestazione quest'anno abbiamo presentato tre progetti principali, innovativi. Uno riguarda una serie particolare di touch monitor da incasso, dove abbiamo sviluppato un particolare frame che si chiama MIT, dove il costruttore non ha più bisogno di adattare il suo alluminio, il suo frame al monitor, ma è il monitor che si adatta ad incasso per avere oggi il famoso flat style da Apple, diciamo, oggi sono tutti pazzi per questo Apple style, e quindi questo monitor particolare si integra perfettamente per questa soluzione. Un'altra soluzione che è stata molto richiesta sono dei particolari touchscreen capacitivi, oltre ai classici 4-6 mm, anche sino a 12 o 18 mm, quindi waterproof, dustproof, ma soprattutto per un'alta tenuta di impatto. Hanno un deep impact di circa 6-7 kg per centimetro quadrato e quindi corrisponde molto alle esigenze che ha questo settore del vending per le macchine outdoor, perché il problema dell'outdoor, a parte le condizioni ambientali, sono gli atti vandalici. Quindi con questo tipo di touchscreen hanno integrato in un unico componente sia l'antivandalico che la capacità di rendere interattivi i display al loro interno. Per tutti coloro che si trovano dall'altra parte e desiderano maggiori informazioni sui prodotti che sono alle nostre spalle, perché ce ne sono davvero tantissimi di ogni dimensione, tipologia e formato, e magari vorrebbero entrare dunque in contatto con il reparto commerciale di WTD senza alcun impegno, qual è l'indirizzo di posta elettronica a cui poter scrivere? Il nostro indirizzo di posta elettronica dove ci potete contattare è marketing@worldtradedisplay.com. L'azienda è a Rimini con stock, materiale, supporto, assistenza tecnica. E il numero di telefono è il classico 0541 753344. Bene, grazie Riccardo, saluta pure gli amici che sono dall'altra parte, che hanno avuto la pazienza di ascoltarci negli ultimi 5 minuti. Un saluto innanzitutto a tutta la nostra clientela che è presente già al vending e anche a tutti i visitatori, Fabio compreso. Grazie, grazie mille. Voi non andate via, noi diamo lo sguardo ai monitor che ci stanno spiegando perché sono davvero interessantissimi e costano poco. Questa è una caratteristica che non abbiamo detto. E poi passiamo ad altra intervista qui a Venditalia 2018. Non andate via.
Arrivederci.